Grazie Presidente. È chiaro che io sto per consegnare all'Aula il voto favorevole del Movimento 5 Stelle perché la variazione, lo abbiamo detto altre volte in questa sede, è uno strumento di lavoro, uno strumento che serve per rendere coerenti i conti al variare delle situazioni e degli eventi. Insomma, non è che è un'invenzione del movimento, dell'assessore Lemmetti o di chissà quale altra entità che come novità introduce, no, la variazione al bilancio, chissà per quale strano motivo. Di cose strane qui dentro ce ne sono, eh. È vero, condivido il fatto che ci siano delle cose forse incomprensibili per qualcuno. Sì, perché quando si pagano anticipatamente, si estinguono anticipatamente quasi 100 milioni di mutui, in questa amministrazione che magari era abituata a contrarli i mutui per far fronte a chissà quali esigenze, evidenze che non si riuscivano a programmare, beh, insomma, mi sembra che il fatto di permettere ai romani di non pagare interessi da qui agli anni a venire su 100 milioni di prestiti dalle banche mi sembra un fatto indubbiamente strano che è enormemente da criticare. Insomma, questa evidentemente non è una cosa buona inserita in questa. È ironica, no, per chi ci ascolta, qualora non fosse chiaro. La prudenza nell'accantonamento, perché oggi ci troviamo in una situazione spesso derivante, no? Parlavamo dei debiti fuori bilancio, proprio dal fatto che qualcuno non è stato prudente e attento in passato, non sono debiti contratti se non per motivi contingenti tipo le sentenze da questa amministrazione, sono debiti consolidati ormai da tanti anni che soprattutto in molti casi hanno negato il riconoscimento di cifre anche importanti a chi ha effettuato dei lavori. In qualche caso c'è qualche situazione in cui i debiti fuori bilancio poi riservano o potrebbero riservare anche delle sorprese per qualcuno che nell'iter amministrativo, diciamo, non si è comportato proprio in modo rispettoso delle regole, ma questo non sta ovviamente a noi determinarlo in questa sede. Questa è l'ultima variazione che chiude, diciamo, la gestione 2017, a parte, come previsto dal regolamento, eventuali variazioni che dovessero arrivare per motivi urgenti. E questo ovviamente l'assessore mi potrà confortare. Aspettiamo con piacere il dibattito sul bilancio di previsione 2018-2020, anche perché sarà un'ulteriore occasione di poter dimostrare che una programmazione attenta e prudente porta poi a dei risultati concreti. Grazie.